Bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a truccarci, infatti come potete vedere ho già fatto la mia base ma ancora occhi e labbra no, perché andremo ad utilizzare la Foodie Box di Glam Light. Ve ne avevo accennato in qualche video scorso. Questa bellissima box purtroppo non è più disponibile sul sito, in realtà già tipo per Natale non era più disponibile, quindi è andata proprio via alla velocità della luce. Però se dovesse esserci comunque qualcosa che possa interessarvi, so che molti di questi prodotti, se non addirittura tutti, li hanno riproposti appunto singolarmente e sono ancora disponibili. Quindi se ci dovesse essere qualcosa che trovate interessante, dovreste ancora trovarla appunto online sul sito, che vi lascerò ovviamente tutto linkato qua sotto nell'info box. Cioè vorrei farvi vedere quanto è bella questa box. Vi faccio vedere anche l'interno. La box appunto contiene tutti questi prodotti. Troviamo le ciglia finte Gingerbread Lush, il set pennelli Candy Cane, i due gloss Eggnog, questo e Pecan Pie. Hanno due pack differenti ma sono entrambi gloss. Il rossetto liquido Red Velvet, come potete vedere ha il pack uguale a uno dei due gloss. Tra l'altro i pack, che hanno questa forma triangolare, hanno anche lo specchio qui. L'illuminante Cookies and Milk, che però è veramente scuro per la mia complexion, infatti non l'ho mai utilizzato. Ed infine, raga, il pezzo forte, la palette, che sì, appunto è una crostata all'interno del porta crostate. Ecco qui la palette all'interno. Purtroppo mi sono accorta adesso che queste due cialde, o una delle due, non ho idea, hanno perso un po' d'olio. Io questa palette ce l'ho appunto da dicembre circa, e in realtà so che questa è una cosa che può capitare con degli ombretti molto burrosi, che a volte possono perdere un po' d'olio. Per sicurezza sono andata a switcharli e mi sono accorta che per fortuna la formula non è assolutamente variata. Ecco qui i tre pennelli. Se siete degli amanti della fantasia Candy Cane come sono io, li amerete. Mi sono avvicinata un po' anche così vedete meglio il make up. Vado ad applicare Sweet Potato come primo colore. Ovviamente ho già applicato il primer, come al solito Shadow Insurance di Too Faced. Come colori direi che sono belli pigmentati e si sfumano anche facilmente tra loro. Lo dico appunto avendo già provato anche altre shade. Vado ora ad intensificare tutto con un pennello a punta. Prima non l'ho detto, però questa non è una challenge, nel senso non è che devo utilizzare solamente prodotti di questa box. E lo vado ad applicare nell'angolo esterno. E sta facendo un po' di fallout. Forse sarei dovuta partire da questo, mi scordo ogni volta di partire da quello più scuro. Vado a riprendere un pochino di Sweet Potato e vado a sfumare. Vado a sfumare qua sotto con un pennello pulito. Vado ora a prendere un pennellino piatto e con la base glitter di NYX vado a fare una specie di cat crease. Mi sto trovando molto bene, devo ammettere, a utilizzare la base glitter anche sotto un ombretto shimmer, perché lo va a rendere in una maniera assurda. Questo passaggio è veramente facile perché non c'è bisogno di fare assolutamente nulla di preciso. Ora vado ad utilizzare uno di questi pennellini a spugnetta che tanto vengono odiati di solito, però credetemi che soprattutto se avete le unghie e volete applicare per bene un ombretto shimmer, questi sono la svolta. Vado a utilizzare adesso Blueberry. Prima mi sono dimenticata di dirvelo, ma come marrone ho utilizzato Mud Pie. È veramente bello questo ombretto, perché è un viola ma con un sacco di riflessi blu, è veramente un viola freddino. Mentre nella parte più interna vado a prendere Blackberry, vado a rimuovere la cipria qui sotto. Ora vado a fare lo stesso nell'altro occhio e noi ci vediamo fra pochissimo. Stavo per applicare anche le ciglia finte, però poi mi sono ricordata che abbiamo quelle di Glam Light. Eccole qua, mi piacciono un sacco queste qui perché non sono per niente plasticose. Vado prima di tutto a piegare le ciglia e come mascara applico il Better Than Sex, questa è la versione mini. Mi piace un sacco questo mascara, però ma adesso questo è un po' finitino, però devo dire che mi è piaciuto davvero tanto. Ho appena finito di applicare il blush e mettere la prima ciglia e mi sono accorta che non stava registrando. Comunque questo è il blush, appunto Cherry Pie Blush dalla Pie Palette.
matte, è molto pigmentato, andateci piano. Questo è l'effetto delle ciglia finte, adesso l'ho appena appoggiata, la devo ancora sistemare bene per fortuna. Ecco qui l'effetto delle ciglia finte. Eccoci finalmente giunti al momento delle labbra. La Foodie Box ci offre queste tre bellissime opzioni. Allora, questo è il rossetto liquido, però con il look di oggi direi che non ci azzecca molto. Quindi restano o questo gloss, che secondo me può andare, oppure questo, però è un po' troppo caldino. Quindi vado ad applicare Pecan Pie. Tutti i prodotti labbra di Glam Light sono super profumati, cioè viene voglia di mangiarli. Questo, come potete vedere, è un gloss super mega pigmentato. Ho applicato questo gloss senza una base di matita sotto, apposta per farvi vedere il colore effettivo non alterato da altri prodotti. Sono anche riuscita a fare un bordo abbastanza preciso, dà un effetto molto bello di labbra anche rimpolpate, ma un po' tutti i gloss in realtà. Vado a spruzzare un po' di setting spray, utilizzo il Cherry Pie, appunto per restare in tema pie, questo è di Revolution. Ha un profumo buonissimo anche questo, tipo di ciliegia. Ovviamente devono piacervi le profumazioni dolci, perché sennò non è assolutamente la vostra cosa. Anche per quanto riguarda appunto i rossetti di Glam Light, se vi danno fastidio le profumazioni, soprattutto dolci, nei prodotti, sappiate che queste le hanno. Direi che possiamo passare agli swatches di tutti i prodotti. Partendo dall'alto abbiamo lo swatch dell'illuminante Cookies and Milk, che come potete vedere è molto scuro per il mio incarnato. Subito dopo il gloss Pecan Pie, che è quello che ho indossato, Eggnog, infine il rossetto liquido Red Velvet. Partendo dall'alto abbiamo Apple Pie, a seguire Nutty Pecan, poi Blueberry, che è uno dei due metallizzati che abbiamo applicato oggi, a seguire ancora Peach e infine Blackberry. Mentre per quanto invece riguarda i matte, abbiamo Matte Pie, Pumpkin, che si è preso anche un po' di pigmento di Mixed Berry, Sweet Potato e il blush Cherry Pie Blush. Per il video di oggi direi che è tutto. Fatemi sapere con un commentino se acquisterete qualcuno di questi prodotti e noi magari in uno dei prossimi video potremo provare insieme anche la loro famosissima cake palette, quella a forma di torta di compleanno. Lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non lo siete già e andate a seguirmi anche sugli altri miei social, TikTok e Instagram. Vi lascio tutti quanti i miei link giù nell'info box e i miei nomi qua da qualche parte. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao! Sono di nuovo qui perché ci tenevo a farvi un update del rossetto, del gloss. Visto che ho mangiato, questa è la situazione del gloss appunto dopo il pasto. Direi che per essere un gloss ha tenuto più che bene. Intanto ne approfitto per farvi vedere il make-up alla luce naturale. Quindi direi che per essere un gloss comunque così pigmentato è top, ovviamente trasferisce. Più che un gloss lo vedo più come un rossetto cremoso in versione appunto liquida, quindi approvato.